La prima, disse il GP. Prima regata a Sydney, Esatto, questa è arrivata. in Australia, insomma, dove hanno già dato il via, devo dire, molto velocemente rispetto, almeno mi è parso molto velocemente rispetto all'annuncio, no? Da quando è Certo. andato l'annuncio di questa nuova classe, sono riusciti effettivamente a mettere in acqua sei barche con sei team, direi, cioè, facendoli regatare, direi a buon livello. Sì, le barche apparentemente molto simili, chiaramente, ma hanno fatto sicuramente un lavoro fatto bene, iniziato ben prima, chiaramente, però insomma dai, quello sicuramente fatto bene. Il problema è, sono riusciti a collegarsi con chi stava guardando oppure hanno fatto la solita cosa che se la sono fatta un po' tra Un po' tra loro? loro, Ma la risposta è boh, sinceramente, non lo so, non lo so. Rispetto, a me viene in mente sempre i TP52, sono in streaming gratuito, live, tutti gli eventi e sono poi su YouTube, per dire. Certo. Per cui, insomma, uno si può guardare la regata mentre viene Un fatta, avaro, diciamo. navarra, Perché esatto. diciamo che il fatto che sia a No, però. pagamento non è che ti impedisca, No, sì, ovviamente, però insomma effettivamente, nella maggior parte dei casi. esatto, semplicemente se essendo, potrebbero anche effettivamente farla su Amazon o una cosa del genere, però se uno si lega diciamo a una Certo. televisione, per dire, Sì, chiaro. è ovvio che si è obbligati a vederlo su quella TV che Su quella magari piattaforma lì. non c'è in tutto il mondo, ecco, se uno si lega Certo. per dire una TV neozelandese, australiana o americana, quando è in Italia non può vederlo. Hai quel piccolo problema lì. La formula è un po' ricalca quello che sono sempre state, direi che un po' la visione di Oracle di Sì, questi sì, eventi sì. qua, no? Fondamentalmente, quindi diciamo molto vicini alla costa, con diciamo la tattica che è molto condizionata dal fatto che la barca è veloce, lo spazio è poco, la gente mormora, quello intorno tra La l'altro, gente mora. e quindi rumoreggia quando vede la barca che gli arriva Esatto, addosso, per un cui po' ha insomma paura, per cui diciamo che questo. la tattica è un po' molto obbligata, insomma, Esatto. sei molto allo stretto, sei molto così, è questa partenza all'asco che tra tante barche è un po' discutibile, Sì, secondo esatto. me, percorso un po' fisso, insomma, io quel che ti dicevo prima, insomma, secondo me bisogna un po' fare una scelta, cioè se tu scegli di fare un evento fruibile per quelle persone che lo vanno a guardare dal vivo, che è una cosa per carità sacrosanta, che Esatto. però ti costringe a scendere a un sacco di compromessi per quanto riguarda poi la parte tecnica dell'evento, perché Esatto. la verità è che è difficilissimo poi organizzarsi in uno spazio così stretto, con barche così veloci. Se invece punti sulla tecnologia e sul fatto di dire, le persone guardano le barche che escono, girano per il parco chiuso, vedono i velisti, eccetera. Però poi quando si va in mare, si va in mare, e chi c'è, chi non c'è, chi c'è vicino, se vuoi ti metti vicino a boa con una barca, o se no ciccia, te la guardi dal maxi schermo. E secondo me è una cosa che tecnicamente funziona meglio, cioè non lo Sì, so, l'evento può certo. venire molto 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 meglio. Esatto. Così, ma sembra un po' un'esibizione, no? Esatto, è una cosa, diventa un evento riservato, se vogliamo, a pochi, o almeno ben fruibile, per carità, benissimo fruibile, però solo a chi è lì fisicamente. Ecco. Esatto. Invece comporta tutti questi boundaries, che Certo. peraltro, tra l'altro, servono anche un po' per far virare le barche, perché Sì, sennò non virerebbero quasi loro mai. tenderebbero a non virare, insomma, abbiamo Anche perché quando visto. virano, tirano delle legne. Normalmente Notevole, tirano non c'era delle. tantissimo vento, non c'era Non tantissimo c'era vento, tantissimo vento. ma. Sicuramente l'introduzione, rispetto a come erano gli AC-75, l'introduzione della Power Unit, per cui. Gli AC50 vuoi dire? AC-50, sì, AC50. scusa. Ho capito. La Power Unit che hanno introdotto, per cui diciamo un accumulatore di energia, che ovviamente pesa, fa faticare sicuramente la barca a volare rispetto a quanto non.
non fosse prima, e abbiamo visto sicuramente delle, diciamo, delle virate, delle strambate e dei giri di boa non così fluidi come, come si vedeva, insomma, durante la Coppa America, ecco, dove arrivavano abbastanza, non tranquillamente, ma abbastanza tranquillamente a fare full foiling. Full foiling invece qua in virata si cade sempre, in strambata quasi sempre, a parte quelli proprio molto molto bravi, tipo, tipo chi ha vinto, no? Esatto. Che poi Tom Slisby e gli australiani, insomma, gli australiani hanno vinto loro poi alla fine in casa. Per cui adesso vedremo, sicuramente il livello si alzerà, cominceranno tutti i timonieri, tutte le squadre a, a capire meglio come si porta la barca, capire meglio i segreti e vedremo se diventerà un pochino più movimentato, insomma, e non un semplice trenino di barche che rimbalzano tra... rimbalzano un po' a destra e a sinistra tra gli spettatori. No, no, perché comunque alcuni parti interessanti sicuramente ci sono. Sicuramente. Diciamo il monotipo ti, ti costringe alla fine a qualche compromesso, per cui la barca probabilmente non è, le barche non sono così tirate come erano, esatto, come erano all'epoca. È ovvio che molto banalmente, nonostante tutto l'investimento e tutto, insomma, si immagina che le vele debbano durare, le cose, insomma, esatto, tutto deve, esatto, un po' durare, per cui insomma non è che sono, ci sono stati dei compromessi che poi hanno fatto sì che probabilmente le barche non siano così performanti, comunque quantomeno non ci sia quel gap prestazionale che avevano promesso al momento della presentazione del circuito, dicevano, esatto, adesso come, come se le barche fossero tutte le altre barche rispetto a prima, invece la verità è che sono le stesse, anzi forse, forse ancora un po' più lente, esatto, di prima, esatto, che sempre nel, in un ambito di una grandissima velocità, esatto, ma comunque non, comunque non ti stupiscono da quel punto di vista lì, non hanno, esatto, stupito, non hanno particolarmente stupito. Bisogna vedere con vento, bisogna vedere insomma tutto come, come funzionerà. Sembra un po', nonostante la bandiera nazionalità e tutto, sembra un po', diciamo, come concetto, come, come visione, insomma un po' un, un evento che non, non, ha, non dà l'idea di poter arrivare neanche lontanamente ai livelli della Coppa America da un punto di vista del, del seguito, quello sicuramente quantomeno andrebbe ripensato in maniera molto profonda per poter arrivare a insidiare la Coppa America in qualche modo. Certamente un ottimo modo per tenersi allenati e per fare e per regattare ad altissimo livello quando, quando in Coppa America non ci sei, assolutamente. E c'è anche qualcuno che fa sia l'uno che l'altro, tipo, esatto, Tyler Canfield, che in, esatto, Team USA è stato aggiunto all'ultimo a Team USA. E basta, e non è fatto ultimo, però, l'ultimo però, l'ultimo però ha fatto comunque, però comunque poi dopo farà molto meglio poi in futuro. Va bene, va bene, buona giornata, ciao, ciao. Ciao.